E dopo la giornata mega galattica di ieri dedicata a Guerre Stellari, Han Solo, il capitolo dedicato a lui, diretto da Ron Howard, è piaciuto al pubblico, il regista è stato a lungo applaudito al termine della proiezione al Grand Theatre Lumière. Torniamo proprio al Grand Theatre Lumière, dove durante la proiezione di The House the Jack Built di Lars von Trier, gran parte del pubblico invece ha abbandonato la sala, scioccato dalle immagini molto cruente e forti che il regista ancora una volta ha proposto, scandalizzando così Cannes. The House that Jack Built è ambientata negli anni 70. Siamo negli Stati Uniti e seguiamo Jack, uomo dall'intelligenza superiore, attraverso cinque incidenti che ci introducono agli omicidi che definiranno la sua evoluzione come assassino seriale. La storia si svolge dal punto di vista di Jack. Per lui ogni assassinio è un'opera d'arte. Siamo catapultati dentro la sua testa. Le descrizioni della sua condizione personale, problemi e pensieri, ha una conversazione ricorrente con una sconosciuta entità di nome Verge, un mix grottesco e sofisticato di autocommiserazione infantile e pericolose e difficili manovre. Noi abbiamo guardato il film e vi diciamo la nostra. Emozioni estreme al Grand Theatre Lumière alla prima visione di The House that Jack Built di Lars von Trier. Il Guardian l'ha definito vomitevole e patetico, ma noi che amiamo il cinema di von Trier ci sembra un giudizio volutamente cattivo, sicuramente troppo categorico e superficiale. È un film magnificente, le scene orripilanti ci sono, molti davvero sono usciti dalla sala, io stesso ho chiuso gli occhi molte volte per non guardarne alcune, ma sono diluite in una narrazione con tanti registri, soprattutto ironica e intellettualistica. È un film cerebrale e brutale, più illuministico che romanticamente sublime ed emotivamente forte come Melancolia. Sa un po' di Dexter, il telefilm. Le scene cruente sono minima parte rispetto alla conversazione continua fra Jack e Verge, la sua coscienza, il suo angelo custode, il suo superego, il suo Virgilio. Alla fine forse sì. Riflessioni sull'arte, il gotico, la fotografia, la natura doppia della luce, le compulsioni e le ossessioni. Molti argomenti di cui il regista mostra approfondita conoscenza, dalle regole dell'arte venatoria a quella vitivinicola. Non vi svelo a che proposito viene messa in ballo la passitura dell'uva per il vino, fino all'Olocausto. Ammetto che non conoscevo nemmeno l'albero di Goethe. Jack non è affatto la figura storica dello squartatore ottocentesco, ma un contemporaneo insospettabile ingegnere con la mania delle pulizie e dell'ordine. Per lui uccidere è il mezzo per creare opere d'arte. Le sue vittime, cadaveri, sono oggetto dapprima di foto e poi di opere, creazioni sempre più elaborate ed articolate. Uma Thurman apre le danze nel ruolo di una petulante prima vittima di Jack. Matt Dillon è eccellente. Il titolo relativo alla casa ne scoprirete la genialità nel quinto capitolo. Il finale invece è un omaggio all'inferno di Dante Alighieri ed è la parte che colpisce e regge di più. Ci sono alcune battute come noi uomini nasciamo vittime, siamo sempre colpevoli per il fatto di essere maschi, che farà parecchio discutere. Stile narrativo simile a Nymphomaniac, anche qui infatti c'è la compulsione analizzata e la scansione in capitoli, ma il finale delirante sa di Melancolia. Hit the road, Jack. Lars non si smentisce.